Buongiorno, mi dica. Buongiorno, dottore. Mi sento molto giù ultimamente. Le mie relazioni sembrano sempre andare a rotoli e non riesco a capire cosa c'è di sbagliato in me. Ho questa costante sensazione di colpa e paura di non essere capito. E questo le capita con qualcuno in particolare? Lei ha una relazione sentimentale stabile, per esempio? Non ho una relazione sentimentale stabile. Ogni volta che provo a costruire qualcosa di serio, finisce per crollare. Le mie insicurezze e paure sembrano sempre mettersi in mezzo, rendendo tutto molto difficile. Ha qualche idea da dove nascono queste insicurezze e paure? Credo che derivino in parte dalla mia infanzia. I miei genitori erano molto critici e avevo sempre la sensazione di non essere mai all'altezza delle loro aspettative. Questo mi ha portato a dubitare di me stesso e a temere il giudizio degli altri. Parla più di sua mamma o di suo papà? Penso più di mio padre. Era molto esigente e difficile da accontentare. Qualsiasi cosa facessi, sembrava non essere mai abbastanza per lui. Questo ha sicuramente influenzato il modo in cui vedo me stesso e le mie capacità. Ricorda qualche episodio? Sì. Ricordo una volta in cui avevo preso un buon voto a scuola, qualcosa di cui ero davvero orgoglioso. Ero andato da mio padre tutto entusiasta, ma lui mi ha semplicemente detto che avrei potuto fare meglio, che non era abbastanza. Mi ha fatto sentire come se i miei sforzi non avessero mai valore. Perché pensa che questo episodio o il rapporto con suo padre possa avere a che fare con le sue relazioni attuali? Penso che abbia a che fare perché mi ha insegnato a dubitare di me stesso e a cercare continuamente l'approvazione degli altri. Nelle mie relazioni attuali temo costantemente di non essere abbastanza o di deludere l'altra persona, proprio come mi sentivo con mio padre. Questo mi porta a essere insicuro e a creare tensioni che alla fine rovinano la relazione. Mi fa qualche esempio legato a una relazione attuale? Certo. In una delle mie relazioni passate, ricordo che mi preoccupavo continuamente di non essere all'altezza delle aspettative del mio partner. Se non rispondeva immediatamente ai miei messaggi, iniziavo a pensare che fosse arrabbiato con me o che stesse perdendo interesse. Questo mi portava a essere ansioso e a cercare costantemente rassicurazioni, cosa che alla fine ha messo molta pressione sulla relazione e ha contribuito alla sua fine. Sono rimasto colpito che dice che pensa che sia arrabbiato con lei. Mi spiega meglio? Sì, è una reazione che ho spesso. Quando qualcuno non risponde subito o cambia atteggiamento, il mio primo pensiero è che sia arrabbiato con me o deluso da qualcosa che ho fatto. Questo mi riporta alle sensazioni che provavo con mio padre, dove ogni piccolo cambiamento di tono o di umore sembrava una critica o una delusione nei miei confronti. In pratica mi aspetto sempre il peggio e questo crea un ciclo di ansia e insicurezza.